Chi mi ha mandata a imbarcarmi in questa impresa che si annuncia un insuccesso? Non lo so. Io però sono sorretta delle mie migliori intenzioni e volevo genuinamente raccontarvi la mia esperienza del Salone del Libro di Torino, anche perché è un argomento che parrebbe interessarvi molto e perciò siate comprensivi se il mio primo vlog non sarà proprio il massimo della fluidità e della correttezza di montaggio. Sono una novellina quassù, cercate di prendermi un po' come sono. Ciao dai calzini spaiati, io sono Veronica Giuffrè e oggi sono qua per provare a raccontarvi la mia esperienza del Salone del Libro di Torino con la mia scarsa esperienza tecnica del linguaggio vlog, però ce l'ho messa tutta per provare a raccogliere qualche clip da Torino e anche ce la metto tutta adesso per mettermi qui e registrarvi le mie impressioni. Sono stata un po' titubante all'idea di realizzare questo contenuto perché mi sembra di aggiungere ulteriore rumore alla narrazione del Salone del Libro che di certo non ha bisogno del mio contributo, però ho raccolto il vostro interesse che mi è sembrato consistente e quindi eccomi qua a raccontarvi la mia esperienza. Una premessa doverosa. Io non sono mai stata una grandissima fan del Salone del Libro. Nonostante questo, mi rendo conto che è un'iniziativa lodevole, gigantesca e immagino un casino da organizzare, perché riesce a mettere in contatto, ed è la manifestazione letteraria più grande d'Italia, questo è innegabile, che riesce a mettere in contatto i lettori con il magico mondo dei libri, ma anche tutti i professionisti dell'editoria tra di loro. Quindi, fatta questa doverosa premessa di riconoscimento del valore di questa manifestazione, io non sono appunto mai stata una grandissima fan. Anche i primissimi anni in cui l'entusiasmo prevaleva nettamente sul disagio, mi è sempre sembrato un grandissimo carrozzone, una manifestazione un po' troppo grande e per questo non particolarmente fluida nella sua gestione, ma anche fruizione. Man mano che sono passati gli anni, poi io sono diventata una professionista dell'editoria e perciò per me essenzialmente il Salone del Libro è un posto in cui si lavora e man mano che passa il tempo aumenta sempre più la mia sensazione di disagio rispetto alle cose che non riesco a fare al Salone del Libro e quindi cercherò insomma di trasferirvi un po' la mia esperienza che mi prometto di far diventare il meno edulcorata possibile. Anche io ogni anno sono felice all'idea di rincontrare i miei amici, di rincontrare un sacco di colleghi, di conoscere un sacco di persone, tra cui il mio piccolo pubblico su Instagram, insomma tutte le persone della rete con cui posso avere un'occasione di scambio, ma allo stesso tempo dovendoci lavorare sono tantissimi i disagi che incontro ogni anno e che non mi pare che di edizione in edizione prendano una strada di miglioramento. È innegabile che al Salone del Libro, quando si può svolgere in questa stagione, quindi nel mese di maggio, si muoia di caldo, ci sia tantissima gente, si soffochi, si debbano fare ore e ore di coda per fare qualsiasi cosa. Molte di queste ore di coda si devono fare sotto il sole, da morire, per provare a mangiare, per provare ad andare al bagno, insomma, per svolgere delle attività che dovrebbero essere neanche oggetto, insomma, di narrazione. Però i disagi, come dire, logistici e materiali sono sempre stati molto evidenti ed è un peccato che non si riesca a risolvere, che non si riescano ad aumentare, per esempio, i punti di ristoro di qualsiasi tipo e che si debba per forza soffrire come dei pazzi quando si sta uno o più giorni al salone. Da persona poi che ci lavora, i disagi aumentano esponenzialmente dalla disorganizzazione nella gestione degli eventi, dall'impossibilità di utilizzare
utilizzare qualunque tipo di connessione internet. Immaginatevi una social media manager che deve fare una copertura live degli eventi, quanto possa mettersi le mani nei capelli quando deve fare una cosa del genere al Salone del Libro. E anche, secondo me, per chi cerca un momento di scambio, di conoscenza anche, insomma, di incontro con altre persone, il salone risulta un posto particolarmente difficile in cui fare queste cose. Anche da blogger, da influencer, da come diavolo vogliate chiamarmi, io non ho mai potuto organizzare un momento di incontro con la mia community, perché a meno che non si scelga di vivere il salone come una passerella e quindi di farsi trovare sempre passeggianti tra gli stand, tra insomma i padiglioni, e quindi farsi raggiungere dai propri fan per fare un selfie, non c'è niente di male nel farlo, ma semplicemente non è la mia modalità, non è una modalità che mi diverte, che mi dà del piacere. È pressoché impossibile riuscire a mettere insieme delle persone, a incontrarsi. È anche molto difficile, devo dire, per me, perché non ho mai avuto questa possibilità, organizzare un incontro vero e proprio, una presentazione, un dibattito, un qualsiasi tipo di mini evento, e quindi è particolarmente frustrante, come dire, sapere di essere parte di una community nutrita, importante, bella, ma che in un'occasione del genere non si riesce a incrociare. Questi, come dire, sono i miei motivi di rammarico nella fruizione del Salone del Libro. E mi spiace, appunto, vedere che di anno in anno non si fa neanche un passo verso un tentativo di risoluzione di questi problemi. E mi spiace anche vedere che il Salone del Libro, che nelle intenzioni è una manifestazione che vuole essere quanto più inclusiva possibile, quanto più aperta al grande pubblico, in realtà crei tantissimi momenti di disagio anche per chi non fa parte di questo mondo. Già solo per gli accessi, mettersi a fare ore e ore di coda, nonostante uno abbia comprato il biglietto online, nonostante uno abbia cercato di rendersi l'esperienza meno traumatica, mi sembra un modo un po' per scoraggiare la partecipazione del pubblico. È vero poi che il pubblico è sempre numerosissimo, raggiunge sempre risultati da record, però io lo vedo il malcontento, lo sento nelle persone che stanno lì ore ed ore e non riescono a entrare, e quando finalmente ce l'hanno fatta soffocano da una parte all'altra, devono fare ore di coda per fare qualsiasi cosa, anche per seguire gli eventi a cui si sono prenotati, e quindi insomma è uno sbattimento importante il Salone del Libro. Non tutti, secondo me, lo vivono con serenità. È anche brutto vedere che ci siano proprio dei settori un po' VIP, un po' troppo VIP, è vero, stanno abbastanza nell'ombra, non sono platealmente dichiarati, la lounge, la sala stampa, sono tutte quelle aree lavorative e professionali preziose in cui anche io devo necessariamente appoggiarmi, perché altrimenti non si riesce a fare un accidente di niente, però sono come dei settori, dei privé di un locale nei quali il pubblico non può accedere, perché mamma mia, chissà che cosa succede nel dietro le quinte dell'editoria. Ecco, mi pare che questo atteggiamento non faccia altro che alimentare un po' quell'idea sbagliata che il mondo dell'editoria sia un mondo per pochi, che sia un mondo elitario in cui quelli che contano stanno sulle dita di una mano, che devi entrare nei giri giusti, che devi ricevere l'invito per entrare a una festa, se non riesci ti devi imbucare, chissà di chi devi essere amico. Ecco, vorrei dire a tutti quelli che hanno anche un po' sempre il sogno di questo magico mondo fatato, che non è proprio tutto così, che non abbiamo tutti questa gran voglia di appartenere a queste cricche, e che non è detto che per essere dei professionisti seri e anche rispettati ci si debba per forza mettere in mostra, essere amici di quelli giusti. Ecco, non è per forza così, e io ne sono un esempio lampante. Non partecipo alle feste, torno a dormire a casa mia, faccio avanti e indietro Milano-Torino adesso che posso farlo e sono a una distanza tale da farlo, e vi assicuro che comunque riesco a prendere del bello di questa cosa anche vivendolo in una maniera un po' meno socialmente entusiasta. Ecco.
Poi capisco l'aspetto del divertimento, capisco che c'è chi piace partecipare alle feste, avere occasione di stare in contesti mondani, per carità, non c'è niente di male, però c'è spazio anche per i caratteri un po' più miti, secondo me, e non c'è bisogno di sentirsi per forza a disagio se non si vuole vivere il salone in quella maniera lì. Posto appunto che se lo si vuole vivere in una maniera un po' più mite, il salone di certo non ti facilita le cose. Veniamo però a cosa ho visto di bello quest'anno e che voglio raccontarvi. La cosa veramente straordinaria che mi ha colpita e che sapevo già mi avrebbe colpita è stata il Bosco degli Scrittori. Ne avrete sentito parlare, lo avrete visto, ma vale la pena raccontarvelo un pochino anche qua, perché è stato il vero polmone, secondo me, del Salone del Libro quest'anno. La casa editrice Avoca ha allestito uno stand molto molto grande in cui ha portato un vero e proprio bosco. C'erano gli alberi, c'erano le piante e non erano degli ornamenti e non erano finti, ma erano esseri viventi, respiranti e che ci hanno permesso di respirare e di stare un pochino più al fresco, perché era veramente tangibile la differenza di qualità dell'aria e di freschezza dell'aria in prossimità del bosco di Avoca rispetto a tutto il resto dei padiglioni. Questo, secondo me, anche per chi non si è fermato a pensarci, può essere stata una buona occasione per scoprire quanto il bosco, le piante, il verde sia necessario per la nostra vita. Il Bosco degli Scrittori è stato veramente un'oasi di benessere, nonostante fosse pieno di gente, nonostante ci fossero in continuazione presentazioni, era un posto in cui si poteva davvero trovare rifugio, anche solo accostandosi a un albero, a una pianta, a una qualche forma di verde. La cosa anche bella del Bosco degli Scrittori è stata il suo essere un posto davvero inclusivo, perché Avoca non lo ha usato esclusivamente per promuovere i suoi libri, ma era un punto di incontro in cui editori diversi, scrittori diversi, realtà diverse si sono incrociate, e quindi grandissimi applausi ad Avoca per aver messo su questa cosa che non deve essere stata una passeggiata né logisticamente né economicamente, né non oso immaginare tutti gli aspetti che sono stati curati per mettere su quell'oasi di pace e di benessere. Però voglio dire grazie a chi ha avuto questa idea, perché anche da fruitori, ecco, del Salone del Libro, secondo me è stato veramente l'unico punto di ristoro. Poi tutto il resto, come dire, a me è suonato un po' già visto, già sentito, ma perché, come dire, ho anche la fortuna di avere l'abitudine a questa manifestazione. Ci sono stand più o meno belli, ci sono stand più o meno in crescita, c'è il solito Ippocampo che ogni anno si inventa qualcosa di bello, quest'anno era Giappone, c'è il solito Saggiatore che si inventa delle iniziative sempre di scambio sociali molto interessanti. Mi è dispiaciuto non avere il tempo di partecipare quest'anno, però c'era un momento proprio di incontro con gli autori a tu per tu da parte dei lettori, è stata una sorta di performance, quindi c'era la possibilità di incontrare gli autori anche ponendogli delle domande uno a uno, viso a viso, e mi sembra sempre lodevole il lavoro che il Saggiatore fa sulla propria comunicazione, in particolare al Salone del Libro. Questi sono un po'
gli stand che mi hanno colpito e che mi colpiscono sempre ogni anno, tranne appunto Aboca, che è stata una sorpresa graditissima. Poi un'altra cosa bella del salone chiaramente è la varietà. La varietà chiaramente non ci mette al riparo anche dalle cose brutte, sgradevoli, di cattivo gusto, ma che importa, avere a disposizione una gran quantità di realtà di editori e di voci diverse, dà anche la possibilità di conoscere tantissime cose e se ne conoscono sempre anche da addetti ai lavori. A me piace sempre andare a vedere quelle case editrici magari un po' di nicchia, comunque non di così largo dominio nel grande pubblico. Mi piace andare a vedere titoli, magari anche se li portano un po' più vecchi dei cataloghi degli editori, per esempio Sellerio è un editore che spesso porta in fiera delle cose che sono difficili da trovare e l'anno scorso infatti ero riuscita a trovare un libro a cui davo la caccia da tempo. Quindi insomma mi piace andare a vedere anche lo sforzo che fanno alcuni editori di non farne necessariamente una narrazione che insiste sul tempo presente. Quindi che si porta solo le proprie novità da vendere, ma che prova anche a mettere in mostra un po' della sua storia e appunto dà in questo modo ai suoi lettori la possibilità di farsi conoscere meglio. Io ho passeggiato per quel pochissimo che ho potuto passeggiare volentieri, per esempio, di fronte allo stand di Quodlibet, di fronte allo stand di Aragno, di quegli editori un po' più di nicchia se vogliamo, o comunque anche da Mimesis, da Codice, sono andata anche da Meltemi, Mimesis e Meltemi avevano lo stand insieme, da tutti quegli editori che pubblicano saggistica e di cui è un po' più difficile avere contezza del catalogo e della varietà di quello che producono. Quindi appunto nei miei mini giri sono scappata da una parte all'altra per provare a vedere delle cose che mi interessassero. A questo proposito, vi dico anche una cosa un po' controcorrente che faccio io al salone, e cioè non compro quasi niente, soprattutto non mi faccio regalare quasi niente. Trovo estremamente sgradevole andare a fare la questua, molti lo fanno, ma proprio sulla mia persona questo atteggiamento non funziona. Preferisco di più, come dire, prendere degli appunti e comprarmeli o anche richiederli in un secondo momento. E ho messo insieme, poi guardando anche un po' online le collane, i cataloghi che mi interessavano, ho messo insieme delle novità che mi interessano e ve le lascio qui sotto in descrizione in maniera tale che possiate dirmi se le avete viste, se le avete intercettate, se le avete già e se possono interessarvi o magari se pensate che possano fare al caso mio. Io sono stata al Salone perché lavoro in uno studio editoriale di Milano che si chiama Studio Dispari e sono la responsabile dei contenuti social del gruppo Giunti Editore e quindi mi avete vista agli eventi principali organizzati dal gruppo e anche gironzolare parecchio intorno allo stand all'Oval. Ho dovuto seguire degli eventi e seguire degli autori molto importanti. Ho seguito Saviano e Scurati. Sono molto felice delle occasioni di scambio che ho potuto avere e anche felice nel vedere quanta partecipazione c'è stata da parte del pubblico. E quindi, come dire, è stato un momento lavorativamente molto impegnativo per me, ma anche molto, molto bello che mi ha dato molte soddisfazioni. Mi spiace anche non aver potuto sostare tantissimo con chi mi ha incrociata o con chi avrebbe potuto incrociarmi, ma veramente avevo i tempi contati per qualsiasi cosa e ho avuto anche tutta una serie di imprevisti di spostamento che non hanno certo reso più facile tutto. Però insomma, volevo anche spiegare perché non sono stata presentissima come personaggio famoso, se così mi si può definire, sia perché appunto non è nel mio carattere e sia perché ero effettivamente impegnata a lavorarci. Non è una cosa di cui tendo a vantarmi moltissimo perché
tendo ad avere un atteggiamento molto, come dire, concentrato su quello che sto facendo piuttosto che di sventolio del mio pass espositore o di appunto farmi vedere nelle cricche giuste al momento giusto, ma è il mio modo di essere. Probabilmente questo mio modo di essere mi causa più disagi che effettivo benessere, ma sono fatta così ed è il mio modo di vivere il mio lavoro e la mia passione, che sono i libri. Via via che ho fatto questo discorso, io spero di essere riuscita anche a montare qualche clip di quello che ho girato, altrimenti chissà se potremmo ancora chiamarlo un vlog. Ad ogni modo, volevo raccontarvi, ecco, la mia esperienza del salone, che secondo me non è proprio un'esperienza canonica, e sono curiosa di sentire se volete sapere qualcosa di più, e insomma nei commenti spero che avremo il modo e lo spazio per confrontarci su vostre eventuali curiosità. Per chi se lo fosse perso, mi spiace che questo mio resoconto non sia stato proprio scoppiettante di entusiasmo, però di certo non essere al salone è un'evenienza che può far intristire, capiterebbe anche a me se non potessi andarci, però andandoci mi sento, come dire, di essere quanto più possibile onesta e schietta per come sono sempre, perché non posso raccontarlo come il paese dei balocchi, perché non lo è, e dopo tutto è anche normale che sia così. Bene, siamo arrivati alla fine di questo sproloquio, di questa chiacchierata. Io spero di avervi intrattenuti a sufficienza e ci rivediamo nei commenti e continuiamo a sentirci qui e anche su Instagram per tutte le vostre eventuali curiosità. Ciao dai calzini spaiati!